15 allievi delle scuole di restauro provenienti dall'Italia e dall'estero partecipano a Spoltore al recupero delle lunette affrescate del chiostro dell'ex convento di San Panfilo. 15 allievi dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila provenienti dall'Italia e dall'estero stanno partecipando a Spoltore agli interventi di recupero dell'ex convento di San Panfilo. Per noi Omar Reda. Il primo cantiere scuola di restauro della provincia di Pescara si trova nel chiostro di un complesso monastico fondato nel 1000 d.C. Siamo a Spoltore, nell'ex convento di San Panfilo fuori le mura. Oggetto dell'intervento sono le lunette affrescate del chiostro, che raffigurano importanti momenti della vita di San Francesco di Assisi e di San Francesco di Paola. Per volontà della società proprietaria del bene, i lavori sono eseguiti dall'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Sul cantiere, in questa prima fase, ci saranno per un mese 15 allievi del corso di studi in restauro provenienti da diverse regioni d'Italia e da paesi europei nell'ambito dell'Erasmus. A coordinare i lavori un team diretto dalla professoressa Elisabetta Sonnino, che illustra così le varie fasi del progetto. Il primo step operativo è stato quello di un'indagine diagnostica. Abbiamo effettuato un rilievo termografico che funge per noi da mappatura oggettiva sullo stato dei distacchi e quindi dello stato strutturale degli intonaci. Su questo noi e gli allievi procediamo con le nostre operazioni di consolidamento e di messa in sicurezza. A seguire ci sono tutte le fasi di pulitura, di stuccatura, quindi di risarcimento delle lesioni e poi le fasi finali che saranno quelle di presentazione estetica. Tuttavia, vista l'estensione della superficie, qui parliamo di più di 100 metri quadri, il nostro obiettivo è quello di costituire un cantiere pilota. L'iniziativa rappresenta anche un esempio di collaborazione virtuosa tra committente privato, mondo delle imprese e ambito accademico. È fondamentale questa sinergia. Le opere d'arte in Italia, sappiamo tutti, è quasi retorica, sono quantità e estensioni enormi, le problematiche sono tantissime, soprattutto in Abruzzo, a cui si è aggiunto poi anche, ahimè, il problema che sappiamo della devastazione del sisma. E quindi diciamo, queste sinergie, queste collaborazioni sono fondamentali. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.